Ciao Leo. Allora, Landella alla fine poi ha deciso di partecipare. Insomma, i quattro moschettieri. Io sono stato sempre un uomo di squadra, quindi quando qualcuno mi invita devo scendere in campo, devo giocare, perché poi le partite vanno giocate. La preoccupazione all'inizio è così con il codice etico, io spero che abbiamo messo da parte che i nostri avversari non siamo noi, non siamo i partiti che compongono il centrodestra, ma i nostri avversari sono il Movimento 5 Stelle e il centrosinistra. E quindi proprio per evitare che ritornassero il centro, questi uomini del centrosinistra che hanno devastato le casse finanziarie e l'immagine di Foggia, e il rischio ancora più grave di consegnare il comune a una classe dirigente incapace come il Movimento 5 Stelle, vedi la città di Roma, ho dovuto fare questo atto di fede, perché sono e rimango un uomo di squadra, sono e rimango un soggetto politico responsabile. Io mi auguro che gli altri facciano la stessa parte in termini di responsabilità e guardano non a Landella o alla poltrona di Landella, ma al bene del centrodestra, che deve ritornare a governare, perché abbiamo governato bene, abbiamo ereditato una situazione difficile, tanto abbiamo fatto, e le cose sono sotto gli occhi di tutti e tanto continueremo a fare. Non ho fatto un centesimo di debiti, non ho fatto azioni discutibili, abbiamo ereditato invece situazioni debitorie pesanti. Questa è la differenza e questi sono i fatti rispetto alle chiacchiere. Questo codice etico, se sarà poi messo in atto veramente, darà la possibilità al centrodestra di presentarsi anche alle regionali, ma anche poi alle europee, perché comunque sarà un test importante. Ma io mi auguro che questo sia anche un'opportunità e sia un moltiplicatore di speranza e di fiducia. Ecco perché ci siamo messi in discussione per cercare di evitare governi che hanno fatto male alla città e aggiungo anche che hanno fatto male al governo regionale.